parole che ho nella testa, vorrei trovare quella giusta per te. Tra i piani che io ho nell'agenda, non c'è più spazio e cosa resta di te. Io sento il bisogno di viverci intensamente, persi in un viaggio senza rimpianti. E quando viene la sera, cercarsi dentro al buio. Ora che sei qui con me, tutto mi sembra possibile. Ancora, ancora, chi l'avrebbe detto che eri se la mia fortuna, fortuna. E quanto male mi fanno riuscire a esprimere quello che sento dentro le volte che ti vedo, e quanto bene mi dà guardare i tuoi occhi che non smettono di farmi pulsare il cuore come un motore acceso. E questa è la verità, che io ti amo davvero. Ora che sei qui con me, tutto mi sembra possibile. Ancora, ancora, chi l'avrebbe detto che eri sei la mia fortuna, fortuna. Grazie. Luca, grazie tesoro, grazie al corpo di ballo di Katia Mancini, grazie ragazze, grazie mille. Eccoci qui, Ludovica. Allora, a me Luca piace veramente tanto anche questa canzone. Grazie. Che abbiamo già ascoltato, giusto? Sì, è il suo inedito, Fortuna. E rimane comunque in testa, sembra una canzone conosciuta, pazzesco. Verissimo. Infatti mi sono girato e ho detto, ma è sua o è una canzone famosa? Tanto è orecchiabile, rimane in testa. E se devo guardare anche l'interpretazione che io interpreto, capacità di espressione, no? Di esprimere, far arrivare un messaggio attraverso il tuo testo, attraverso come ti muovi, come insomma ti esprimi, e ovviamente suonando la chitarra puoi fare poco se non utilizzare il volto. A me tu piaci tanto, quindi grazie. Sei molto bravo, molto in gamba, e complimenti per tutto. Mi ricordo di te anche per insomma il tuo percorso, la tua storia, quindi insomma vali tanto, continua a crederci, perché secondo me veramente hai tante possibilità. Morgan. Grazie. Allora, io sento, ho sentito una vicinanza con Fabrizio De André. Da un punto di vista antropologico però, cioè di tipo antropologico, non di genere. Ma perché l'interpretazione per De André era l'idea di fare una cronaca, di non entrare nel personaggio e di rendere tutto molto percepibile, tutto chiaro. Tutto molto chiaro, senza ombra di dubbio. Quando De André cantava, il suo canto era dare lo stesso peso a ogni parola, quindi renderlo comprensibile, in modo tale che poi fosse l'ascoltatore che sceglieva da che parte stare, che prendeva una posizione, ma lui non la dava, rimaneva quasi esterno, no? Ecco, io ho trovato questo atteggiamento, io ho capito molto chiaramente quello che tu hai cantato. Grazie. Molto lucido. Grazie per il complimento. Bene, grazie mille, ciao Luca, ci vediamo dopo. Luca Zanotti vince il premio interpretazione. Luca Zanotti, grazie ragazzi, complimenti Luca.